Elion era ad un passo dallo scoprire cosa si nascondeva dietro i sigilli di Vendrick, ma nel castello trovò una chiave. Non poté resistere, ovviamente. Anche il santuario d'inverno nascondeva qualcosa e la nostra protagonista non si sarebbe mai permessa di presentarsi dinanzi al monarca di Dranglake senza sapere tutto dei suoi segreti. Avvicinare un fiore cristallizzato all'eccentrica scultura dimostra come questi santuari nascondano incantesimi di teletrasporto. Elion si ritrova lontana da Dranglake, in un regno completamente diverso, ma collegato allo stesso destino. You, approaching the Leonois, turn back. The old chaos hungers still. Eleon Lois è un regno nato per proteggere il mondo da un male antico, ed il suo re è il più coraggioso individuo che abbiamo avvicinato in questo viaggio. Anche la sua regina, però, è unica nel suo genere. Go back. Prima di venire qui, Eleon ha utilizzato gli ultimi falò ascetici trovati nella sua avventura per rendere le sue armi leggendarie, capaci quindi di affrontare le vere sfide che l'attendono oltre la tempesta del castello. Ed utilizzando le anime raccolte per, questa volta finalmente, aumentare la propria resistenza. I guerrieri di ghiaccio e la tempesta di neve che sembra divorare questa fortezza non la fermeranno. E parlando di Kick, questa è l'ultima volta che Elion affronterà con una ascetizzazione la foresta dei giganti caduti. Così che siamo giunti all'ultima chance per potervene parlare. Sappiamo che l'ultimo dei giganti, durante la battaglia, si strappa un braccio per utilizzarlo come mazza. Tremendo che sia il gesto quanto il significato narrativo che nasconde dietro di esso, se lo si colpisce ripetutamente raggiungendo un certo input di danno, è possibile rimuoverglielo autonomamente noi stessi, privando quindi anche dell'ultima risorsa a questo antico essere. Ma torniamo a parlare di ciò che abbiamo appena ascoltato. La voce sentita dinanzi ai cancelli delle mura era di Al'Sanna, la compagna del re d'Avorio, il quale costruì queste pareti e la cattedrale di Leon Lois dietro di esse per un solo scopo: sigillare qualcosa. Tuttavia, i civili che abitavano in questi edifici hanno purtroppo subito un gramo destino, morti probabilmente di freddo e fame, nonostante un uomo come lui mai avrebbe condannato il proprio popolo ad una tale sofferenza. La verità è che il palazzo reale di Leon Lois è stato eretto dal nulla e fin dall'inizio con il solo obiettivo di intrappolare un pericolo che poteva e avrebbe inghiottito non solo i suoi sudditi, ma il mondo intero, Dranglake inclusa. This land is barren. Cursed by the old chaos. It gave birth to atrocities, and the people fled in fear. Until our lord, the Ivory King, came. La cittadina è completamente congelata. Scrigni e palazzi sono avvolti nel ghiaccio più infrangibile e guerrieri morti in un lontano passato continuano a proteggere, vuoti, il regno del loro re. Eleon Lois è tra l'altro il luogo dove sono nati i golem presi inizialmente da Vendrick. Pur se menomati dalla temperatura, la loro sete di anime sembra quasi quella di noi non morti. Anche questo re disponeva di tale potere, quindi. Eppure fallì dinanzi a qualcosa di ancor più terribile. Dopotutto, questo gelo, questa tempesta, non erano qui fin dall'inizio. Apparvero quando le porte della città, sigillate, si riaprirono, quando non vi furono più cavalieri a proteggerle, od un re a guardarle dal proprio trono. Un incantesimo di ghiaccio paralizzante, un potere di cui nessun essere umano mai potrebbe aver fatto uso. L'ultima possibilità per questa regina sola di tenere a bada l'orrore che si nasconde sotto la cattedrale. Ma chi è davvero quindi questa donna e cosa nasconde sotto questa città murata? My dear lord, a most true king. It was with his magnificent soul that he built a Leon Lois and contained the spread of chaos. La verità è
che sotto questo accecante bianco si nasconde il ripetersi di una storia già sentita, quasi per far beffa di chi non vuol credere che viviamo in un ciclo. Il caos di Lordran è rinato. Possibile che a dar lui la scintilla della rinascita sia stata proprio l'anima di Aegil stesso, che cercò le fiamme della vita per darla al ferro del suo re, il suo terribile peccato. E come un tempo i cavalieri d'argento di Lord Gwyn affrontarono le orde di demoni nate da quella corruzione, il re d'Avorio ed i suoi uomini più fidati sacrificarono loro stessi nel tentare la medesima follia. E la storia si è ripetuta ancora, facendoli fallire miseramente. Inevitably, the king was drained of vigor and plunged into the chaos's heart. The Laeum Lois was frozen in time, its leader lost. There is nothing here save that accursed flame. Al centro di questa città-fortezza v'è un artefatto speciale. Un occhio incantato della prima sacerdotessa di Eleon Lois. Le sacerdotesse di questa città erano simbolo di ciò che rappresentava questo luogo. Il loro compito era tenere a bada il caos con qualunque mezzo necessario. Gli abitanti stessi di queste mura divennero parte del sacro compito del re e della sua regina. Ma fra di essi ce ne sono di ancor più speciali e ne avremo contatto ravvicinato molto presto. Prima, però, possedere quest'occhio permette di rivelare ciò che è stato magicamente celato, e dinanzi all'entrata del castello di questo re d'Avorio vi è un guardiano ad aspettarci, che senza questo artefatto sarebbe risultato invisibile e tremendamente pericoloso da affrontare. E durante questa iniziale battaglia, sì interessante ma tutt'altro che cruciale, ecco, vale la pena invece sottolineare delle splendide chicche di gameplay puro, che altrimenti non avrebbero avuto il giusto spazio qui. E Eleon Lois nasconde delle belle sorprese, ragazzi. Per cominciare, l'occhio permette, nella versione Scholar of the First Sin, di vedere i guerrieri spettrali dei Boschi Ombrosi. Inoltre, i DLC di Dark Souls 2 hanno inserito invasioni che usano un'intelligenza artificiale eccezionalmente scriptata per farle sembrare di veri e propri giocatori con il desiderio di fotterti per svago. Ed infine, è possibile trovare un pezzo di equipaggiamento che permette al protagonista di utilizzare mosse di arti marziali che citano fortemente il personaggio di Heihachi di Tekken, essendo appunto il titolo prodotto da Namco Bandai. Nei contenuti scaricabili delle tre corone sarà possibile trovare spesso chicche di questo tipo, proprio perché appunto per giustificare l'acquisto è stato posto particolare lavoro nell'inserire quanto più contenuto possibile in uno spazio ristretto. Ma torniamo a noi, perché si è arrivati davvero al nucleo di questo luogo ed episodio. Sconfitta una delle fiere del re, colei la quale proteggeva nulla di meno che la sua compagna e regina, ci porta dinanzi a lei, in persona. Anch'essa, un frammento del padre dell'abisso, e come Nashandra poco tempo fa, anche lei apparentemente irraggiungibile. I frammenti di Manus sono vittima del pregiudizio verso la vita, e lei è definita come l'incarnazione stessa della paura, l'oracolo di una delle più potenti emozioni umane che ci incatena come dona forza irrefrenabile. How frightened I was. A frail thing, born from but a splinter of dust. I am, in fact, the incarnation of my father's fears. Quel che ricordo io è che in vero non si era mai arresa ed aspettava un guerriero che l'aiutasse a compiere l'ultimo atto del triste destino di questo regno. The knights of Eleon Lois await a new leader. One who will guide them into chaos. Mantenere la barriera di ghiaccio attiva e resistere all'influenza della propria stessa oscurità ha profondamente consumato Al'Shan. Smunta, impoverita, è palesemente l'ombra di se stessa, al punto che i suoi stessi abiti e diadema ormai richiamano un corpo che non ha più. Persino Elion, nonostante tutto quello che ha vissuto e visto, empatizza con questa creatura, forse addirittura più umana di quanto non lo siano neppure i non morti. E pur di scoprire i segreti dei re adiacenti a Vendrick, Elion accetta la folle prova di affrontare il caos.
Esplorando gli ultimi anfratti di Eleon Lois, raccoglie i cavalieri del re d'Avorio, ancora ligi al dovere e maledetti come lei. La tempesta non soffia più sulla città, ma è una calma che sta per sfociare nella tragedia. I felt that I might simply disappear. I was born of fear, and my lord provided comfort. È sotto al trono che si nasconde l'accesso alla rinascita della culla del caos. Fino a questo punto re e regina hanno deciso di spingersi per fermare questa minaccia, ed avendo riunito i cavalieri rimasti indietro nella battaglia originale, il momento di scoprire cosa davvero si dovrà affrontare in questa trappola è giunto. The knights reborn will follow your word. Il nido del nuovo caos è raccapricciante. Immenso, con pareti di fuoco lontane quanto le mura della città fortezza, e non vi è nemmeno il tempo di spaventarsene. L'arena pullula di cavalieri di Eleon Lois, sì, ma corrotti dal fuoco. Un fuoco diverso da quello originale. Il fuoco del caos che donò la vita ai demoni è in grado di mutare la forma stessa di un'anima, ovviamente. E qui è accaduto il peggio, come avvenne ai cavalieri d'argento di Lord Gwyn in passato. È uno scontro caotico, tutti contro tutti, ma lo scopo dei cavalieri sani di Eleon Lois, forse anch'essi rimasti solo nell'anima come golem, è di sacrificarsi per sigillare i portali da cui entrarono originariamente i cavalieri per affrontare il nucleo del caos. Questo pericolo nei suoi confronti, però, porta quest'entità rinata a mostrare il suo vero volto, quello di un essere senziente, corruttore, che usa le creature divorate come strumento. Si apre un portale gigantesco e dal suo cuore torna il re di cui tanto abbiamo sentito le lodi. Corrotto anche lui. E ciò che accade ce lo si può aspettare. Cavalieri e re si uccidono a vicenda, mentre Eleon durante la battaglia si scopre più potente di uno dei più grandi signori di questa terra, anche se attualmente allo stremo delle sue forze e privo di senno. Non potremo mai conoscere il suo volto, e sappiamo solo ciò che dopo tutto è la fine della sua storia. Ma d'altronde, è questo che stiamo vivendo. La rovina è fine di tutto, di noi stessi come ogni altra cosa. Distruggerlo pone fine a questa triste storia, ma Eleon Lois rimarrà sempre qui a sigillare questo male. Dallo scontro è possibile portare alla coraggiosa regina le 50 anime dei guerrieri che seguirono il re, così che possano trovare riposo nella sua oscurità, dopotutto la culla della loro stessa esistenza. Ma ciò che è rimasto del re d'Avorio non è solo cenere. E raccogliendo la sua corona, Eleon comincia a capire che oltre il castello di Vendrick si nascondono verità ben più inaspettate di quanto mai si sarebbe potuta immaginare. I am not the only being born of dark. You will face hardship like no other. E questo episodio, ragazzi, ha necessariamente bisogno di una presa di coscienza. Ossia che per essere assolutamente accettato e coerente all'interno dell'Anima Oscura 2 bisogna chiudere un po' di occhi. Colpa anche ovviamente del forte distacco di Miyazaki nei confronti di questo prequel, in quanto purtroppo la rinascita del caos, che non viene appunto sconfitto ma soltanto fermato per un po', non ha più senso. Non a caso il racconto è narrato in prima persona, ma mi chiedo se tante di queste incongruenze non sarebbero potute essere salvate in futuro. D'altronde, se soltanto il lago ardente fosse stato Eleon Lois. Maledizione. Ciò non di meno, per me è stato un orgoglio ed un onore dare ad Eleon Lois la massima rispettabilità nel suo insieme, nel suo cerchio, nel suo universo. Perché dopo tutto, per il resto, siamo messi così, anche se spero che l'episodio vi sia piaciuto tantissimo.